belli l'Italia, l'Italia sei desta, col elmo di Scipio sei cinta la testa. Dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. In città risuonano già le trombe dei bersaglieri in raduno nazionale a Pescara fino a domenica, quando è attesa la sfilata di almeno 30.000 fanti piumati. Tante le iniziative in programma. In mattinata sfilata della fanfara per le vie del centro di Pescara, da Piazza della Repubblica a Corso Umberto a Piazza Salotto, fino in Piazza Santa Caterina da Siena, dove è stato inaugurato il monumento al bersagliere restaurato. L'opera dell'artista Sandro Aceto si intitola Brividi di pace. La mia idea è stata proprio di sensibilizzare, diciamo, le persone alla vocazione di pace del corpo dei bersaglieri con un monumento realizzato in pietra della la Maiella, che è colorata proprio per evidenziare ancora di più questa forte emozione che dà la pace. E il monumento è molto semplice, con il cuore, il centrale, che deve dare l'ispirazione alla pace e quindi alla maturità di una pace responsabile, con il volo delle colombe che si incrocia questo cuore, e nello stesso tempo dall'alto c'è il simbolo delle piume dei bersaglieri che scivola dall'alto quasi con un sentimento che spinge verso l'altissimo, diciamo, c'è un senso in questo monumento anche simbolico, religioso, se vogliamo. All'inaugurazione erano presenti le massime autorità civili e militari cittadine e alcune scolaresche, alle quali è stato spiegato cosa vuol dire essere un bersagliere, il maggiore Sandro De Cristofaro. Essere bersaglieri è una cosa importante, significa avere delle doti fisiche particolari, perché le nostre addestramenti ci consentono di avere proprio questo fisico, e poi di avere delle doti morali di amor di patria, di famiglia, di rispetto di tutte le istituzioni.